Wabu 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 be wabu wabu bo bo wabu 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 be wabu wabu bo bo. Tutto quello che è stato inventato da zero parte sempre da uno stimolo o da comunque il copiare qualcosa e il rielaborarlo. Prendere vari ingredienti da vari periodi storici e unirli assieme in questo pastone che è poi la nostra sonorità. La nostra caratteristica è quella di non avere un genere di riferimento, anche perché l'electro swing è qualcosa di nuovo. Ci piace questo carattere della musica, soprattutto il ballo e l'unione. Swing Circus vuole essere un po' questo. Prima di ogni prima c'è un vuoto e salto giù. Su dei giri un'epoca, prima di ogni perdersi per ritrovare in ognuno di noi un colpo, la vita è pom pom, wabu pom pom. Canzoni dance, quindi da discoteca cassa dritta, così come St. James Infirmary, l'ultima canzone, traditional jazz, marcia funebre, in qualche maniera molto soul, molto intima. E questo è quello che abbiamo voluto in qualche maniera raccontare, ed è una panoramica di quello che siamo. E non puoi non muoverti, questo beat è troppo elastico, perché qui si fondano pareti tutti i giorni, breakbeat a palla, tre sorelle, lady intorni. Nel primo periodo di Sweet Life noi lavoravamo molto con i sample, quindi con i remix, quindi prendevamo canzoni vintage, Ella Fitzgerald al posto che Billie Holiday, e la riarrangiavamo in maniera elettronica. Ad un certo punto invece abbiamo messo su una band, un'orchestra vera e propria. Noi semplicemente ci occupavamo dell'arrangiamento elettronico e lasciamo totale libertà ai musicisti di esprimersi nel loro linguaggio. Ed è questa cosa qua che trova l'elemento forte, perché appunto accostare un linguaggio jazz swing come quello che può essere delle Sorelle Marinetti sul nostro beat, sul nostro arrangiamento elettronico, crea quella pasta abbastanza unica che non è nostra, non è loro, è qualcosa di tutti quanti. Il progetto nasce in uno studio che abbiamo creato ormai più di 7 anni fa. Io ero grafico e lui era fotografo e abbiamo iniziato poi a giocare con la musica stando lì dentro, lavorando. Quindi diciamo che nella nostra natura c'è la factory in generale, quindi il fatto di fare le cose da sé, sia perché lo sapevamo fare, lo potevamo fare, sia perché ci è sempre interessato curare totalmente tutto quello che ci rappresentava. E quindi sia per quanto riguarda i video, sia per quanto riguarda le grafiche, tutto quanto, abbiamo una struttura che è sempre più in fase di allargamento. Vieri Brini è stato il regista del video, direttore della fotografia, e abbiamo delle persone che lavorano sulle animazioni. Diciamo che ci piace fare rete e ci piace in qualche maniera far sì che tutti i lavori che vengono fuori dalla Factory Sweet Life siano condivisi in qualche maniera. Quindi cerchiamo di abbattere quell'elemento puramente economico che fa sì che si perda il soul. Quindi diciamo che cerchiamo di trasmettere questa attitudine che utilizziamo nella musica per tutto ciò che facciamo, che sia fotografia, video. Quello che noi crediamo, e la nostra esperienza lo sta testimoniando, soprattutto per tutta quella che è la nostra storia, il fatto che abbiamo avuto la possibilità di pubblicare prima all'estero, di farci conoscere all'estero e poi di arrivare in Italia, che è un percorso abbastanza anomalo, però nasce proprio dal fatto di non darsi dei limiti, di non dire questo non si può fare, questo è troppo complicato, questo è un mondo che non ci appartiene, ma di pensare che appunto se tu credi in quello che fai e ci lavori tutti i giorni come facciamo noi, devi comunque non darti dei limiti.